hanno danneggiato decine di auto in sosta, rubato biciclette, rotto bottiglie di vetro e imbrattato nuovamente i muri con scritte contro le forze dell'ordine. Sono preoccupati i residenti del Lido di Fano, quartiere preso di mira dai vandali nella notte tra sabato e domenica scorsi, oltre a diversi telespettatori che chiedono telecamere nel quartiere, più controlli nei fine settimana. A segnalarcelo è stata anche Vincenzina Turriani di Sinistra Unita, anche lei vittima del raid vandalico. È stato un caos continuo, dopo le due gente che strillava, gente che tiravano bottiglie sui muri, quindi senza calcolare che potevano prendere anche delle porte o delle finestre, visto che ci sono i vetri aperti, nel senso di finestre senza persiane o portoni di vetro, vetri in giro dappertutto, ma quello che è stato più antipatico è che ci si è ritrovati con le macchine con gli specchietti rotti. Un atto del genere mi costerà dai 2 ai 300 euro, ha proseguito, e mi chiedo per quale ragione si pretenda che i residenti paghino il permesso per la zona traffico limitato se poi chi abita fuori dal Lido ci entra ugualmente. Questo è da fastidio, ma non è bastato questo, sono anche entrati dentro i giardini a rubare le biciclette, quindi se uno non è più libero neanche in casa propria, io credo che un controllo ci voglia. Come non lo so, bisognerà parlarne tutti insieme, un controllo notturno. I vigili non possono essere dietro l'angolo di ognuno di noi o dietro la schiena, io questo sono ben consapevole, però a sto punto credo che un controllo maggiore ci voglia, anche perché il Lido è una passeggiata e non piace a me, come credo non piace a nessuno, vederlo parcheggiato di auto. E questo lo succede di giorno, ma ancor più di notte, visto che non c'è una vigilanza, perché sul Ponte Largo ci passano, parcheggio così proprio incondizionato e senza controllo. Cosa vogliamo fare? Io non lo so. Vincenzina Turriani chiede quindi un controllo costante e un servizio notturno. Io sostengo questa amministrazione, ha precisato, e proprio per questo motivo denuncio l'accaduto affinché si agisca in modo concreto per garantire maggior sicurezza per tutti. Non si può vivere in questo modo, pensando che poi qualcun altro lo debba fare. Noi lo dobbiamo fare. Noi abbiamo garantito una divergenza con la vecchia amministrazione, abbiamo chiesto ai cittadini di darci fiducia per un controllo maggiore e dobbiamo metterlo in atto.